Dottor Strever, cosa ha rappresentato per la vostra azienda l'effettuazione di questi lavori? Parliamo di lavori importanti del super bonus 110%, rilevanti nella nostra regione da questo punto di vista. Beh, sicuramente è stata ed è una grande opportunità per tutte le imprese italiane e per i cittadini. È un'opportunità che consente di rinnovare il patrimonio immobiliare sia da sotto il punto di vista sismico che termico-acustico. Per cui è molto importante per il risparmio energetico, visti i tempi che corrono, e per quanto riguarda l'apparato sismico. È un'opportunità che mi auguro che il governo provveda a dare delle proroghe adeguate, perché i tempi stringono. In questo momento abbiamo certezza solo fino a dicembre 2022, e è considerato la possibilità di ricaduta sul territorio nazionale, mi auguro che diano delle proroghe. Oggi è una festa per il sistema ANCE, perché un'impresa del nostro sistema, la Strever S.p.A., ha avuto l'abnegazione, la forza, la specializzazione per poter portare a termine un primo cantiere, un condominio abbastanza importante, un lavoro di 8 milioni in breve termine col 110. Questa è una novità nazionale, un primato nazionale di cui l'ANCE ne è orgogliosa naturalmente. E siccome il 110 è un lavoro che si può fare su tutti i fabbricati da Bolzano a Palermo e quindi su tutto il territorio italiano, è secondo noi lo strumento per rilanciare l'economia del sistema paese. Naturalmente noi abbiamo una grossa problematica, il governo deve purtroppo capire che è importante non più prorogare di anno in anno, ma dare una strutturalità importante almeno di 10 anni, perché soltanto così le imprese possono organizzarsi, le proprietà possono poter stare tranquilli e non andare alla ricerca di chimere e di imprese poco specializzate. Noi perché oggi, prima dicevo, è una festa? Perché nel nostro sistema ANCE abbiamo imprese talmente professionalizzanti che sono riusciti a partire prima e soprattutto a finire i lavori con il tornaconto per la proprietà, per l'economia, per i propri dipendenti e per la propria impresa. Quindi è importante che l'impresa sia specializzata, professionalizzata e soprattutto, come tutte le imprese del sistema ANCE, un codice etico per il rispetto di tutta la filiera.